Seconda semifinale di Champions League della Friendship Cup, abbiamo visto Smiling Village Team battere la SSC Carafa nella partita d'andata. Siamo qui con il terzino Luca Giambra. Luca, sei partito forse un po' emozionato, però a un certo punto ti abbiamo visto in trance agonistica. Come valuti la tua prestazione? Ci tenevamo a vincere, la mia prestazione la devono valutare gli altri, però io lavoro per la squadra ha vinto e sono contento. Una partita di grande sofferenza in cui forse all'inizio avete avuto un po' di difficoltà, poi però siete venuti fuori bene, avete iniziato a giocare, a macinare gioco e a essere pericolosi. Secondo me gli avversari qualitativamente sono un pochettino più di livello superiore, ma noi abbiamo l'esperienza dalla nostra. Ma io questo qua è quello e quindi abbiamo fatto. L'esperienza ha avuto la meglio. Credi, diciamo che questo risultato vi può mettere in cassaforte la qualificazione, ma che approccio avrete per la prossima partita? Noi come mentalità di squadra partiamo sempre dallo 0-0, anzi dallo 0-1, okay. Perché dobbiamo vincere. Ok, grazie. Ciao. E adesso invece Salvatore, ecco, 6-3 pesante, forse troppo pesante per quello che si è visto. Come pensi che sia andato? Sicuramente sono d'accordo con Luca dicendo che forse qualitativamente siamo un gradino più su, però davanti dobbiamo concretizzare di più. La squadra avversaria ha due elementi avanti che da solo indietro ho faticato parecchio a contrastare. Il discorso non è ancora chiuso, come lo vedo io, nel senso che la prossima partita basta un approccio come si deve, sperando che loro la sottovalutano anche un po'. E vediamo come va. Diciamo che durante la fase a gironi Smiling non aveva mai battuto, però nella partita che conta voi avete perso. Sì, il discorso è questo, nel campionato si è verificato, diciamo, a lungo andare anche il gruppo, gli elementi non sono mai cambiati, siamo dimostrati la squadra più forte, facendo con due giornate in anticipo. Questa giornata conta la mente, conta l'approccio, contano gli episodi, è stato segnato un gol di tacco da Carmine che lo stimo tantissimo. È stata una partita stupenda e agonistica al massimo. Ecco, secondo te qual è il segreto per portare a casa la qualificazione della prossima partita? Su cosa punterete? Un approccio devastante, cioè a livello che non giochicchiare in mezzo al campo come abbiamo fatto facendo tacchi, pallonetti, no. Cioè bisogna tirare veloci. Loro questo anno sono cinici. Sono concreti, appena ci sta lo specchio alla porta, puntino in porta velocemente. Questo è il segreto in un campo piccolo, per esempio, come questo. Ok, allora vi aspettiamo per la prossima partita. Sì, ciao. Siamo qui con la prima finalista della Friendship Cup, la SSC Carafa, che ha ribaltato un risultato che li vedeva veramente molto penalizzati per un 3-0 di partenza che poi si è trasformato in un 8-1. Gabriele, cosa pensi della prestazione della tua squadra? Diciamo che per essere equilibrata la partita dovevamo partire con 3 gol sotto, se no non c'è la soluzione, diciamoci la verità. Abbiamo stravinto il campionato, abbiamo stravinto la semifinale, adesso cerchiamo di vincere anche la finale, portandoci nella SPA e tutto ciò. Non ci deve più dire SPA. La SPA. Vabbè, bisogna prima guadagnarla però. Assolutamente. Una semifinale che forse è stata l'esatto opposto di quella della settimana scorsa. Ecco, cosa è cambiato? È stata una cosa mentale, una cosa fisica? Secondo te dove è stata la chiave della vittoria? Diciamo che Costanzo ci ha promesso qualcosa di sopra. Al suo ritorno ha detto ragazzi vi do i soldi. A parte gli scherzi, no, penso che anche all'andata abbiamo giocato bene, solo che siamo stati un po' sfortunati, come sono stati sfortunati comunque, bisogna dire la verità, anche loro hanno preso 4-5 pali, bisogna dire la verità. Però diciamo che il calcio è così. Una prima volta a loro, una prima volta alla seconda volta a loro. Un passaggio del turno meritato, forse con un attivo troppo alto, gli avversari meritavano forse un punteggio un po' più. Diciamoci la verità, ecco. Che anche noi all'andata abbiamo perso un po' con un passivo troppo alto, anche noi, quindi diciamo che ci siamo equilibrati. Poi da dire che in campionato comunque abbiamo vinto con lo stesso risultato, quindi più o meno il livello è quello lì. Capitano, la prossima partita vi vedrà in finale contro una tra Medad e Ultimate Team. Chi vorresti incontrare in finale? Medad. Perché? Ehi. Vogliamo ribatterli dopo aver perso il campionato.
Ragazzi, in tutto ciò c'è un messaggio che volete mandare alla vostra mascotte Andrea Costanzo. Vi aiutati a vincere a vincere la semifinale questa sera, sottolineiamolo. Andrea, voi sei sordo. E con questo è tutto. Un applauso alla squadra di ritorno. Siamo qui con la squadra Medad che dopo il pareggio della finale, della semifinale di andata vince 3-1 e si qualifica per la finalissima. Siamo con i più piccoli, Alessandro e Alfonso, che stasera hanno disputato un'ottima partita. Alfonso, è andato tutto bene, è andato tutto come avevate previsto? Sì, ci siamo preparati, abbiamo trovato la nostra giocata, abbiamo fatto degli schemi, però ci è andato tutto alla grande. Hai fatto due assist, hai giocato un ottimo calcio. Alessandro, tu ti aspettavi di poter arrivare in finale dopo un girone andato disputato con gli ultimi del campionato? Ti aspettavi di arrivare in finale? Appena mi hanno fatto la prossima in questa squadra, cioè, ero sicuro che andavamo in finale. Comunque già era una grande squadra, ci mancavo poco, anche grazie al portiere soprattutto, che penso sia stato il miglior acquisto che abbiamo fatto. Daniele, tu che sei un po' il giovane Crisai della squadra, ti aspettavi questa prestazione da parte di tutti questa sera? Sì, ce l'abbiamo preparata bene questa settimana. Vi aspettate una vittoria nella partita più importante della finale di Champions? Non penso. Quindi nonna, vi giocherete tutto in questi ultimi 50 minuti, complimenti per questa splendida partita e in bocca al lupo per la finale. Siamo qui con il team sconfitto per 3-1 da Medad questa sera. Purtroppo, capitano, non è andata come si sperava, però abbiamo visto stasera che nel reparto vostro, che solitamente è sempre molto solido, due assenze fondamentali, Alberto che è purtroppo infortunato, Giampaolo che non è stato presente questa sera, si è visto che l'assetto dietro non era il solito assetto. Avete sofferto questa cosa? Allora, gli uomini mancavano, ma chi li ha sostituiti ha giocato alla grande. Anche se abbiamo perso, sono estremamente soddisfatto della partita, della squadra e del campionato. Non posso recriminare niente, mi sono divertito. Questa semifinale è stata bellissima, abbiamo giocato secondo me contro una grande squadra che veniva da 8 risultati di noi, quindi era la più in forma del momento e sono davvero contento di come è andato tutto. Daniele, tu hai giocato meno in questa squadra, ma hai dato sicuramente un grande apporto e soprattutto tanta fisicità e velocità, anche se non giocavi nel tuo ruolo. Però pensi che comunque sia stato un buon campionato da parte di noi? Anche perché Daniele gioca con Carafa, Davide gioca con Ultimate. Vabbè, Davide e Daniele per me fossero vabbè, è stata una partita tosta, i ragazzi della squadra avversaria hanno giocato bene. Noi secondo me in attacco dovevamo fare qualcosina in più, dietro abbiamo sofferto, ne abbiamo date, prese, ma soprattutto ne abbiamo date. E adesso aspettiamo la squadra di Alessandro per la sfida, la tua squadra, per fare il terzo e quarto posto e salutarci. L'ultima cosa? Vai. Questa è la quarta partita che giocavamo contro i Medad, quindi è stato ormai un derby questo campionato. E hanno vinto la partita decisiva perché è stata l'unica vittoria, ma la più importante che hanno fatto. Effettivamente. Quindi, però merito agli avversari che veramente hanno giocato bene, grande squadra. Alberto, solo due parole, ti ho visto sofferente lì a bordo campo. Sì, se volete entrare e calciare uno dei tuoi siluri. Magari, se non fossi stato infortunato l'avrei fatto volentieri, però purtroppo. È andato pure da barbiere a fare interviste. Anche questo è calcio, sono da barbiere. Avresti comunque tenuto testa al siluro di Crisai, che però stasera, al solito, si è dimostrato un grande giocatore. Il colpo in canna stasera ce l'ha avuto lui. Complimentoni ancora in generale per questo torneo disputato da Ultimate Team, sempre correttissimi, grande squadra, grande team che salutiamo e grazie a voi. Siamo qui dopo la prima semifinale di Coppa UEFA con i rappresentanti delle squadre FC Poggio Reale e Casa d'Officio Melluso. Abbiamo la prima finalista, la FC Poggio Reale, con Samuele che sta tutto sudato, che fa schifo. E prima di passare però ai vincitori di questa finale, capitano, lui. Ci rivolgiamo ai capitani di nome e di fatto forse della casa d'edificio Melluso, Aldo Di Martino e Valerio. Ragazzi, un torneo diciamo che forse vi vedeva partire con delle ambizioni un po' più elevate, che vi ha un po' ridimensionati, però diciamo un torneo giocato comunque a livelli più che elevati. Come valutate nel complesso questo torneo, la vostra prestazione? Questo
un momento. È stata una cosa di fratellanza e quindi di la cosa più importante che c'è stata. Poi per il resto mi dispiace del person Samuele, il fatto del person Samuele è questo mio figlio. Più che dispiacere, scandaloso, veramente scandaloso. Cosa, maggior ragione che ha segnato, fa doppietta all'andata, doppietta al ritorno, fa quindi è scandaloso. Oh, la tua traversa, punizione, allora, ricordalo. La semifinale di ritorno che vi ha visto perdere pesantemente dopo un bel pareggio dell'andata. Cos'è che non ha funzionato rispetto alla partita precedente? Io ho questo nonno qua. Quando è finita? Quindi è colpa di Martino, diciamo. È mancata che loro ci hanno messo più fuoco e noi niente. L'approccio? Bisogna dire che comunque siamo a dita, quindi... Bravo. Quello è e i risultati si vedono. Incide assai questa cosa, non ce la facciamo a calciare. Va bene, noi a nome dello staff vi ringrazio per questa tornea, sono stati fieri di essere con noi. Dai, Aldo. Alla prossima. Grazie. E adesso, papà. E adesso passiamo invece alla squadra. Risulta come se avesse già vinto l'Europa League, ma manca ancora una partita. Fate L1X. L1X. Ecco, siamo qui con De Cicco, che ragazzo ha fatto forse i due gol più belli della serie. L1 cerchio. Il nostro Ham si è drogato. Ha di un 5-6 abilità tutta quanta. Marco, cosa ti è passato per la mente quando hai fatto quel gol a pallone? Niente, sono cose che vengono spontanee. Come la cacca, o ti viene. Ringrazio voi che mi avete votato come miglior giocatore della serata. Pubblico a casa. Ringrazio il pubblico, i miei genitori. E mando i nomination. Mando i nomination di Martino. No, comunque vorrei parlare più della squadra che dell'individuo. Una vocale, per piacere. Gira la ruota, dai. Più di me. La indovino con due. Girata benissimo. Abbiamo espresso veramente un buon calcio. Voglio passare la linea a Bruno Longhi. Ecco, sì Fabio, sono qui a bordo campo, abbiamo appena finito la partita, il clima è quello quasi di una vittoria di campionato, ma manca ancora una partita, ancora un solo ostacolo, le quattro stelle di De Cicco in abilità, sembrava un po' Gervinho su quella fascia, ha colpito d'esterno, quella palla minutata con il pallamento, si è insaccata, e sì Fabio. Capitano, invece adesso dovete aspettare l'esito dell'altra semifinale. Chi vorresti incontrare in finale tra i Galacticos e i Caproni e perché? Una lontana che lo sento, no? Penso che sia uguale, indipendentemente da ciò che accadrà stasera, sarà comunque una bella finale. Mi piacerebbe giocare con entrambe le squadre, anche perché in campionato ci hanno dato filo da torcere sia all'andata che al ritorno. L'italiano, avremo tanta voglia di vincere sicuramente in finale. Hai un applauso al capitano, dai! Molta più grinta di adesso. Martino, un torneo che vi ha visti forse un po' demoralizzati verso la fine perché i risultati non arrivavano. Questa finale dà nuova verba al vostro campionato. Diciamo che eravamo partiti molto bene in campionato, poi per favore non voglio però. Cioè, diciamo che poi ci siamo un po' persi strada facendo e quindi l'Europa League l'abbiamo vista come una competizione per riscattarci più che altro e l'abbiamo affrontata nel miglior modo possibile. Ci siamo in finale. E indipendentemente, come ha detto il nostro capitano, da chi incontreremo, noi vogliamo vincere! E con questo grido di battaglia direi di concludere qua, grazie. L'1 cerchio! Adesso siamo qui con l'unico forse che non era stato ancora intervistato dei Cabroni, Simone Volpicelli. Simone, tanta rabbia, tanto orgoglio, un torneo, un campionato che diciamo non vi ha dato tante soddisfazioni, però adesso c'è la rivincita. Sì, purtroppo questo campionato non abbiamo espresso un bellissimo calcio, ma fortunatamente in questa Europa League abbiamo trovato l'assetto migliore per questa squadra e stiamo raccogliendo i risultati. Secondo te la finale è un obiettivo alla vostra portata? Sì, la finale è un obiettivo alla nostra portata, possiamo vincerla e puntiamo a vincerla, è il nostro obiettivo principale. Secondo te diciamo c'è stata una rivoluzione nel girone di ritorno? Molta esperienza soprattutto portata da ragazzi forse un po' più grandi con qualche partita in più nella loro carriera calcistica. Quanto vi ha aiutato questo cambiamento, soprattutto dal punto di vista mentale? Sì, dal punto di vista mentale ci hanno aiutato molto l'inserimento di Gianluca a difesa, di Massimo sulla fascia, di Daniele in attacco.
che hanno dato quella classe in più che ci voleva far vincere le partite, perché anche nel campionato noi giocavamo abbastanza bene ma non riuscivamo a segnare. Adesso abbiamo raggiunto anche questo obiettivo. Parlavamo di rivoluzione Cabron e uno degli elementi forse più discussi di questo torneo è Diego Polimeni. Vuoi mandare un messaggio a Diego Polimeni che senza di lui avete vinto 7-1 questa sera? Mi manda un messaggio, la finale non venire. Diciamo, senza di te. Diciamo scherzo, è fortissimo, ci ha messo il cuore anche nell'ultima partita. Però lo pariamo. Ci ha messo il cuore, ci ha salvato. Viva la sincerità. Ok, allora vi auguro un grande in bocca al lupo per questa finale. Ciao. Lino! Siamo qui con un'altra delle semifinaliste sconfitte in questa Europa League, i Galacticos. Ragazzi, un torneo che era partito forse con le migliori aspettative, con 4 vittorie di fila, poi qualcosa si è inceppato. Ciro, cosa pensi che sia andato male in queste ultime partite? Mi dispiace dirlo, però la poca serietà dei ragazzi che facevano parte della squadra. E secondo te? Ovviamente non tutti. Secondo te potevate fare di più oppure avete fatto il massimo che poteste? Allora, massimo vincere. Il massimo con i nuovi innesti. I nostri limiti. Manuele, tu sei stato uno dei pilastri della difesa dalla prima all'ultima, probabilmente sei quello che ha avuto più presenze di tutti insieme al capitano. Ma secondo te cosa è che la difesa non è riuscita a registrare dopo le prime 4 partite di altissimo livello, direi? Il fatto di cambiare sempre gli stessi, cambiare sempre i giocatori. Ero sempre solo io ed Antonio fissi. Ogni partita c'era sempre un componente diverso, quindi la difesa non era registrata alla perfezione. Quindi il problema di fondo è stato forse un problema di intesa tra i giocatori? Sì, perché non giocando sempre non riuscivamo a capire il campo. Ragazzi, invece in questa partita cosa che non è andato? Da un 4-3 che era stato forse un po' più combattuto a un 7-1 un po' pesante, forse. È andato tutto bene, solamente che queste erano le nostre forze. Più di questo non potevamo fare, loro erano più forti, complimenti agli avversari. È andata così. Io credo che le 4 vittorie consecutive abbiamo fatto. Sì. Non sono venute per caso, credo che la squadra esprimeva un buon gioco, c'era intesa tra di noi. Però poi dopo, come ho detto prima, voglio ribadire la poca serietà dei ragazzi come è successo questa sera. Stasera sono venuti a mancare. Complimenti al portiere, complimenti a Davide, complimenti a Dino, però non era la squadra titolare, diciamo così. Ragazzi, li ringrazio perché ci hanno salvato anche all'ultimo momento, altrimenti avremmo perso pure a tavolino. Sicuramente. Si è rotto lo spogliatoio comunque, a un certo punto. Problemi interni, diciamo. Sì, credo che il capitano verrà esonerato. La pizza non la pagherai. Ragazzi, il vostro avevo promesso una pizza se diciamo. Ah, ecco. Tutto è partito. Vabbè, allora diciamo che allora è stato un sabotaggio dall'interno. No, tutto è partito. È statissimo. Ha visto fare un porta a Cile, ha visto fare un tiro a Cile. No, infatti. Quanti passaggi mi sono stati dati? Ma se hai fatto 3 passaggi buoni. No, i passaggi che mi sono. Cioè le palle quello che ho avuto. Le palle che potevo sfruttare. Un paio in 50 minuti. Un paio di partite, diciamo. Ah, ok. Ragazzi, io dovrebbero bastare per fare uno solo, però esatto. Troppo noi sai che cosa facciamo. Ma non mi chiamo Luca Toni. Ciro, senti questa se ti piace. Purtroppo sai che noi facciamo paura. Allora le squadre giocano contro di noi, si chiudono. Fanno la partita della vita, diciamo. Contro piede, bravo. Vabbè, comunque complimenti alle finalisti e chi vinca il migliore. Ragazzi, il vostro vero scritto. E qua io penso di parlare anche a nome di Stefano. Siamo stati veramente contenti di avervi i nostri ospiti, di partecipare a questo torneo insieme a voi. Speriamo di avervi più spesso in manifestazioni di questo genere. Ma tra l'altro, no, così c'è l'ultima certo. Volta. Cioè, che stava facendo no, due bambini. Ci stava facendo video. È uno che ci ha fatto da sa Cristiano Re, no, Cristiano Re, non è stato. Se la ride. Inquadrati. È il cameraman. È il cameraman dietro la telecamera. Ciao ragazzi, grazie. Ciao.